Ragazzi, bentornati nel canale, sono io Marcio98 al solito, oggi andiamo a vedere un po' di duelli, come di consueto, belli chilling, tranquilli, con questo personaggio che è il giustiziere, a.k.a. Lowbringer, a.k.a. la Latina versione 2, che però io apprezzo decisamente più della Latina versione 1. Avrei voluto fare questo video usando la tastiera, siccome ho avuto maniera di allenarmi con il giustiziere contro un caro amico. Chi tiene il giustiziere ha notorietà 70 ed è assolutamente un buon giocatore. E devo dire che là, ragazzi, fare i parry col giustiziere, scusate, è soddisfacente. Però, appunto, non essendomi più allenato tanto con la tastiera, riuscirei a giocare, ma ho preferito andare tranquillo, senza l'ansietta con il pad, insomma. Quindi, ragazzi, non vi metterò l'outro come al solito perché vedo che non ha senso e più che altro non serve, sono lungaggini inutili. E io vi auguro buon divertimento, spero che il video vi piaccia. Vi ricordo, anche se spesso non lo faccio, anzi quasi mai non lo faccio, di iscrivervi al canale e mettere mi piace se appunto avete apprezzato quello che vi porto e quello che vi porterò e quello che vi ho portato. E noi ci vediamo già alla prossima. Bella! Ah, la shaman, tosta, sempre. Ah, niente male, niente male. Tac, dodge. Ok, molto bene. Non ha preso il mio normale light attack. Sì, ok, come dici te. Ma c'è o ci fa questo ragazzo? C'è o ci fa? No, davvero. Non fa dodge attack e basta. Fatti un viaggetto. Ah no! Non si è fatto un viaggetto. Vabbè, non glielo facciamo fare. E invece sì. Chiudiamola prima possibile questa cosa perché fa un po' piangere. Figo sto lobro. In realtà non è che sia di notorietà così bassa, sta shaman. Ah, ok, vuole farsi uccidere. Vabbè. Ma dove vuoi andare? Pure. Che non voleva buttarmi giù secondo voi? Yes, easy. Uble, un Highlander, beh, notorietà 1, poco. Oh, ok. Allora facciamo noi un po' di qualcosa. Wow, che culo. Proprio tutto per tutto con questo sidelight. Volevo dire sidelight, ormai l'avevo già tirato, vabbè. Averlo quasi chiamato ha portato fortuna. Yeah. Addio. Mi è morta la voce un secondo, ho fatto un yeah strozzato. Hey, 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 yeah, hey. Cazzo. Nice. Dentro leggero, però non ha stamina. In realtà aveva un heavy, se l'avesse fatto subito. Vabbè, proviamo a vedere se shove. Se lo lascio andare. Buono, shove di nuovo, no, niente shove. Ah, ok. Buono, buono. Allora io. Beh, i dodge sono on point, devo dire. Vieni qua. Niente, no, non.
Ragazzi, ognuno se la cava con i suoi mezzi, eh? Proprio. Io lo penso così. Questo ragazzo effettivamente non mi permette di fare light parry perché appunto attacca molto poco. Ok, qua ho sbagliato. Ho fatto una read decente. Wow. Ok, non pensavo che avrei un bel parry. Ok. Ok, beh, ha lasciato andare il pesante che è decisamente più veloce del mio, quindi ci stava tutto. Bravo, bravo. I like it. In realtà prima avevo intenzione di fare del dodge roll ancora, perché appunto mi sembrava una buona idea. Top light. Bel parry di nuovo. Siamo stati fortunati perché c'era il muro lì. E quindi se avessimo rotolato dentro il muro non avremmo avuto la. Ok, credo che abbiamo vinto. Sì, ok, che fortuna. Stava prendendo il comando un po' in ritardo. Ok, buono, buono. Alla fine rimaneva molto spesso in offensive stance, per cui ho approfittato con degli spezzaguardia. Bella. Abbiamo ritrovato quella sciamana di prima, che non. Sinceramente, vediamo se per caso adesso giocherà un po' meglio. Che ho sbagliato lato qua. Vabbè, lui sta cercando di fare un po' di E perché vuole. Ok, sta giocando un po' meglio, il che mi destabilizza. Oh, poteva lanciarmi, avrebbe vinto. Bel deflect. Allora, abbiamo visto che vuole fare i deflect, quindi a questo punto faremo pesante spezzaguardia proprio. Appunto, vedete? Guardate qui. Sta proprio baitando. Oh cavolo, ho finito la stamina. Ora devo bloccare tutto, ragazzi. Più o meno. E via. Beh, prima non so perché abbia giocato a quella maniera. Non me lo spiego. Non che lui giochi proprio correttamente, non gioca per niente safe. Cerca di andare sul deflect sostanzialmente. No, ma che cavolo. Io vi dico che l'ho fatto il deflect a quello. Sto avendo alcuni ritardi del controller che non capisco sinceramente il motivo, ma molto spesso è successo anche nel duello precedente quando dovevo fare il pesante alto al muro all'Highlander. Boh, non capisco. Beh, sono contento almeno che questo ragazzo adesso stia giocando almeno, insomma, ci stia almeno provando. Beh, finché non va per il bleed a noi conviene comunque sempre perché il bleed è fastidioso. Ah, heavy heavy. Beh, interessante, heavy heavy.
Farò un leggero? Certo che ha fatto un leggero. Ok, dai, ha giocato meglio, però comunque, ho vinto. Centurione, Centurione, sono contento che ci sia il Centurione. Mi gratto il naso. Ok, quindi finta i pugni, ok, questo è ottimo a sapersi. Cos'era? Cos'è? Ah, option select su quello, davvero? Faccio shove. Non una buona idea. Spezza guardia? Heavy spezza guardia. Ah, caspita, di nuovo option select. Ok, a questo punto lui però non ha stamina e pensavo fosse un light. È stato un po' greedy anche perché io avevo abbondantemente una quarantina, 45, forse anche 50 HP, quindi è stato rischioso senza motivo quello che ha fatto, era un semplice pesante. E vi piace questa maniera di spiegarvi le cose così. Così ti impalo tutto, ti impalo! Sono uno stronzotto. Ah già. Olle, olle, Dio, sì. Ho sbagliato tutto nella mia vita. Non riesco a fare le punish. Attacco zona. Cazzo, miglior attacco del gioco, ragazzi. Non c'è niente da fare. Via. Ragazzi, poter tankare tutti questi colpi con il giustiziere è davvero forte. È tanto, tanto forte. Da vediamo se riusciamo a portare a casa questo 3-0. Viene lui, ok. Non va mai per il pugno totalmente caricato. Ora farò una pazzia. E ha funzionato. Pensate un po'. Non ho più stamina, quindi cercherò di prendere un po' questo. Mario, ora cercherò proprio di fare una robina così. Shove e ho vinto, ragazzi. Succube dei miei mix-up. Can't even dodge it. Aerial muro, bello, l'ho fatto apposta. Ok, ragazzi. In realtà ci aveva già dato la rivincita questo centurione, quello che abbiamo battuto prima. Però ho avuto un'incursione in camera, per cui insomma diciamo che abbiamo falsato la partita. Comunque ha vinto lui, ci tengo a dirlo. Per cui se mi batte nuovamente, GG, insomma. Non so se ho fatto parry un pesante o un leggero lì. Prima facevo particolarmente fatica a fare i parry agli attacchi leggeri, che normalmente quelli del centurione sono abbastanza semplici, credo. In generale non mi danno troppi problemi. Option select? No. Pesante. Fa tanto spesso l'option select lui. Questo l'abbiamo notato anche prima in realtà, infatti abbiamo cominciato a punirlo più tardi. Che diamine. Light per finirlo dentro il bash. Ci stava. Meglio di prima, meglio di prima. Prima lui è stato anche bravo perché mi spiace non poter mettere il duello. Beh, vedremo comunque come va questo. Perché comunque si è abituato al mio stile di gioco. E adesso io sto facendo lo stesso, diciamo. Niente option select, interessante. E per assurdo lui non gioca troppo di mix-up. Del pugno in generale. Ok, adesso lo sta usando abbastanza. Continua a non girare la guardia in quel momento. Non capisco perché. E abbiamo il nostro parry light. Ok, che stavo cercando da un po', ma non riuscivo a mettere a fuoco bene
momento in cui premevi i tasti, vabbè, raga. 1800 ore su sto gioco per niente. Ma quasi mi sento un po' uno stronzo magari a vincere e poi, insomma. Avete capito, no? Vieni qua. Show. Niente. Amico? Guardate, io rotolo proprio. Light parry nuovamente. Spezza guardia. Vorrei finire con un'esecuzione. Vabbè, ci prendiamo questo heavy parry e la portiamo a casa. Bella lì, bella lì. Mi sono sinceramente divertito. GG.